Eccoci qui, salve a tutti. Come sapete faccio questi video per tenervi costantemente aggiornati su quello che accade nella nostra comunità e, viste le ultime evoluzioni, devo constatare, ahimè, ancora una volta che a Gricignano vige la più completa e totale anarchia. Faccio riferimento all'operato dei nostri amministratori, in particolar modo a quello della giunta comunale, che la settimana scorsa ha adottato le osservazioni presentate al piano urbanistico comunale, al famoso PUC. Ma perché parlo di anarchia? Dando un'occhiata alla delibera, si capisce subito che i nostri amministratori agiscono nel pieno e completo disprezzo della normativa vigente. E a tal proposito cercherò di essere quanto più chiaro e comprensibile possibile affinché tutti quanti voi possiate seguirmi nel ragionamento. Ricorderete che tempo fa abbiamo segnalato ai nostri amministratori che erano scaduti i termini per la valutazione delle osservazioni. Sostanzialmente la normativa vigente, quindi la legge, stabilisce un termine massimo entro cui queste osservazioni devono essere valutate. E sempre la legge, quindi non l'opposizione, ma la legge, stabilisce che una volta siano decorsi questi termini, il piano è da ritenersi decaduto. Nonostante queste nostre segnalazioni, i nostri amministratori se ne sono infischiati e hanno preferito procedere ugualmente, fino ad arrivare alla delibera della scorsa settimana. Non soltanto, non si sono neanche degnati di darci qualche spiegazione, solo qualcuno si è giustificato timidamente dicendo che all'ufficio tecnico non c'era un tecnico per valutare queste osservazioni. E anche questa versione non trova fondamento nella realtà dei fatti, perché l'ufficio tecnico non ha subito alcuna variazione. Gli stessi tecnici che c'erano allora ci sono ancora oggi. E quindi o allora chi si giustificava mentiva spudoratamente, oppure è sceso dal cielo un misterioso tecnico di cui noi non conosciamo l'identità e ha magicamente valutato queste osservazioni. Ma tralasciando questo aspetto dei termini che non sono stati rispettati, che comunque ha una valenza per la validità del piano, andando ad analizzare la delibera stessa e le osservazioni che sono state accolte e quelle che sono state respinte con le relative motivazioni e criteri di valutazione, sono emerse una serie di aspetti che meritano l'attenzione da parte nostra e da parte dell'intera comunità. Aspetti anche abbastanza seri e delicati, ed è per questo che ritengo sia opportuno che debbano essere valutati in video successivi a questo. Quindi vi anticipo che ci saranno altri video oltre questo, dove andremo a sviscerare dei particolari temi molto importanti che meritano un'attenzione particolare. E vi anticipo già che da una prima visione appare evidente che siano stati utilizzati 2 metri di giudizio per diversi, per la stessa tipologia di osservazione. Ma questo poi lo svisceremo con calma in altri video. La cosa che emerge in maniera istantanea, vedendo quelle osservazioni che sono state accolte da parte dei nostri assessori, è che accogliendo queste osservazioni o una parte di esse, aumenta in maniera considerevole e quindi a dismisura quella che è la volumetria edificabile sul nostro territorio. Qui bisogna fare un passo indietro, proprio per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Allora, è opportuno fare una premessa. Il nostro comune, così come tutti i comuni d'Italia, non possono in maniera autonoma e discrezionale scegliere, svegliandosi una mattina, scegliere quella che è la superficie edificabile o il numero di vani che possono essere costruiti sul proprio territorio, ma devono attenersi a delle indicazioni che gli vengono date dagli organi sovraordinati, nel caso nostro dal PTCP, cioè dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che tenendo conto di alcuni indici, di alcuni parametri, sancisce quello che è il numero massimo di vani che il nostro comune può concedere attraverso l'adozione del piano. Quindi il PTCP stabilisce quello che è il numero massimo di vani che il comune può rendere edificabili. Sicuramente può attenersi a questo numero in maniera inferiore, può decidere di farne costruire di meno, ma sicuramente non ne potrà costruire di più, perché altrimenti andrebbe ad eccedere a quello che è il limite che gli è stato concesso dall'organo sovraordinato. E già con l'adozione del piano a luglio, noi abbiamo sollevato una questione molto importante. Avevamo segnalato un sovradimensionamento del carico edificatorio sul piano adottato dalla giunta. E perché? Perché vedendo i calcoli fatti qualcosa non quadrava, non ci quadravano questi calcoli, perché secondo noi eccedevano di gran lunga rispetto a quelli che venivano concessi al nostro comune. Tant'è
tanto è vero che questo argomento è stato anche oggetto di ricorso che ancora pende al Tribunale Amministrativo Regionale. Nonostante avessimo segnalato questa cosa, i nostri assessori che cosa pensano di fare con la giunta? Che cosa hanno fatto con la giunta della scorsa settimana? Hanno accolto delle osservazioni nelle quali si chiedeva di passare dei terreni che non erano edificabili a terreni edificabili, incrementando a dismisura quella che è la volumetria edificabile, quindi logicamente la famosa cubatura per capirci, e incrementando a dismisura il numero di alloggi. Facendo un calcolo veloce, mi sono consultato con un amico tecnico, sembrerebbe che con le osservazioni accolte dai nostri assessori, sembrerebbe che oltre quelli già eccedenti di luglio ci siano altri 300 immobili da poter, 300 alloggi da poter costruire, oltre quelli che vengono concessi attraverso l'adozione di un'altra osservazione presentata dal Consorzio per il Vicignano relativa agli immobili nelle adiacenze della base NATO. Quindi altri ancora alloggi che vanno ad incrementare ancora di più la volumetria e il numero stesso di alloggi. Logicamente voi vi starete chiedendo, vabbè, ma questo numero, questa eccedenza che cosa comporta? Comporta sicuramente il rischio che il nostro piano urbanistico, il piano urbanistico comunale di Gricignano, possa incontrare degli ostacoli o dei limiti o addirittura una bocciatura. E questo modo di agire superficiale dei nostri amministratori, perché sono stati avvisati man mano dall'adozione fino a questo momento, sono stati avvisati di tutti quelli che sono gli aspetti che secondo noi meritano un'attenzione particolare, o è una superficialità dettata dall'incapacità di gestire determinate situazioni, oppure è una volontà dolosa per raggiungere chissà quale finalità, perché non dobbiamo dimenticarcelo, molti amministratori, quasi tutti gli amministratori, hanno tanta terra nel piano regolatore che è diventata edificabile, e questa merita attenzione, ma lo continueremo a sviscerare nei prossimi video. E quindi i nostri amministratori, gli assessori che hanno votato questa legge, ci devono spiegare da dove esce questa cubatura. Perché se noi vi abbiamo detto ad agosto, a settembre, a ottobre, a novembre, vi abbiamo detto guardate che voi già avete superato il limite massimo di divani, da dove la fate uscire quest'altra cubatura? A chi la andate a togliere visto che l'avete già superata? Questo lo dovete spiegare ai vostri concittadini, perché delle due l'una: o eliminate delle zone che sono state rese edificabili per raggiungere il limite, che il massimo imposto dal PTCP, oppure andate ad abbassare gli indici. E io non so se si può fare questa cosa, perché comunque va a discapito della comunità. Quindi questo vostro modo di procedere mette a serio rischio l'adozione del piano, l'approvazione finale del piano. Allora, un altro aspetto che emerge dalle osservazioni e dalla delibera di giunta è che sono stati eliminati degli standard urbanistici da alcuni terreni. Che cosa sono gli standard? Gli standard vengono imposti su determinati terreni per una finalità di pubblica utilità, per permettere, per esempio, che ne so, la realizzazione di un parco verde, di un parcheggio, di qualcosa che possa servire alla nostra comunità. E magicamente, a seguito dell'adozione di alcune osservazioni, questi standard sono scomparsi. Allora, un'altra domanda che io vi faccio, cari assessori: ma questi standard dove vanno a finire? Questi standard che erano stati previsti a luglio, sul terreno di chi vengono messi? Oppure ve li siete mangiati? Perché qui stiamo raggiungendo il paradossale, perché non si capisce dove vogliono arrivare i nostri amministratori. Perché si potrebbe verificare, se vogliono rispettare quelle che sono le indicazioni, questi standard tolti ad un cittadino devono essere sicuramente messi su un altro terreno, e quindi potrebbe verificarsi paradossalmente che un cittadino che a luglio aveva il terreno agricolo possa trovarsi uno standard sul proprio terreno a sua insaputa, senza neanche l'opportunità di poter fare delle osservazioni, visti che sono già state valutate. Quindi dobbiamo attenzionare queste osservazioni, e lo faremo sicuramente nei prossimi video. L'ultima cosa che ci tengo a far rilevare sin da subito è l'assenza del nostro sindaco nella delibera di giunta. Una delibera di giunta che è avvenuta telematicamente, mi dicono, qualche assessore mi ha detto addirittura su WhatsApp, e il sindaco
pur essendo online, dicono addirittura, ha preferito non essere assente alla delibera, ha preferito non partecipare. Non lo so se forse si è iniziato a rendere conto, qualcuno parla di un ravvedimento circa la sua posizione di incompatibilità in riferimento a alcune osservazioni di alcuni parenti o di alcuni terreni. Mi viene da domandargli, ma se oggi ti preoccupi della posizione di incompatibilità, perché non ti saresti dovuto preoccupare della posizione di incompatibilità nell'adozione di luglio? Per questo si sta raggiungendo veramente una situazione paradossale. E non solo, i nuovi assessori nominati che hanno adottato le osservazioni non si preoccupano di tutte quelle che sono state le situazioni realizzate, commesse con l'adozione di luglio, perché dovete sapere che a nulla varrà il ragionamento secondo cui i nostri amministratori diranno vabbè, ma sono i tecnici che hanno valutato le osservazioni. No, perché i tecnici si limitano a dare dei pareri sulle osservazioni: accoglibile, non accoglibile, ma non accolta e non accolta. L'accoglimento vero e proprio viene dai nostri assessori, dai membri della giunta, i quali si assumono la responsabilità dell'accoglimento o meno di queste osservazioni. Quindi, cari amministratori, la responsabilità di un'eventuale situazione catastrofica sarà soltanto vostra. Al prossimo video.